Ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Iron Head 96. Io ringrazio sempre Italian Head per la sigla e per la locandina. E ora vi vado a parlare di un film che trovate disponibile su Prime Video, ovvero in questo caso di Samaritan. Samaritan è un film fantasy, supereroistico, anche d'avventura, che vede due protagonisti, ovvero Samaritan, interpretato da Sylvester Stallone, ovvero Joe Smith che fa il Nettorbino, e da Nemesis, che è praticamente il capo di una banda di ladri che vuole mettere a ferro e fuoco la città di New York. Diciamo che, ragazzi, non è né Marvel né DC, però diciamo la storia è molto simile, perché abbiamo la faccia e la medaglia buona, ovvero Samaritan e Nemesis, che sono legati da un'antica leggenda che ci viene presentata all'inizio del film, come succedeva anche per Wonder Woman 1984. E vediamo che però di mezzo a questi due c'è un bambino che praticamente pedina, osserva cosa fa Joe Smith, perché ragazzi, lui è nel turbino che sta sempre, diciamo, nascosto per non far riconoscere la sua identità di Samaritan, e questo bambino cerca sempre di correrci appresso perché lui è il suo mito. Quindi c'è tutto il film, c'è la prima parte, diciamo, che il bambino cerca di scoprire chi è lui, chi si nasconde dietro questa maschera, chi è lui, mentre lui, diciamo, sempre il vago, se ne accorge solo quando il bambino, diciamo, viene picchiato da amici, diciamo, dai figli di questo, cioè da altri ragazzi come lui, che però lavorano per questo capo, e quindi decide di intervenire. Posso dire che abbiamo Nemesis e Samaritan un po' come, diciamo, come posso dire, Batman e Superman, perché sono due dotati di superpoteri che vediamo all'interno della pellicola, perché praticamente entrambi, perché Nemesis possiede un martello che mi fa venire in mente, per non parlare di Thor, tipo il martello di Thor, che però naturalmente non ha i poteri di Thor, ma è un martello fatto in casa, fatto da sé. Con queste due maschere che vediamo solo all'inizio del film, che poi le vediamo alla fine del film. Diciamo che mentre Samaritan ha il potere di distruggere distruggere le cose, di una forza sovrumana, perché lui è fatto di metallo, come infatti possiamo vedere anche all'interno della pellicola, e diciamo che lui muore solo se il suo corpo, diciamo, diventa caldo, perché se diventa caldo il suo cuore scoppia. Quindi naturalmente è molto bella la scena quando praticamente lui si mangia gelato e fa vedere al bambino che per rigenerarsi, perché viene buttato sotto dalla macchina, diciamo, si mangia il gelato. Posso dire che questo film non è che mi abbia entusiasmato più di tanto, perché inizia subito forte, però diciamo si perde nel mezzo. Alla fine si sa, quando si portano in scena dei supereroi, sempre chi vince e sempre chi perde. E quindi naturalmente io, che ho visto, diciamo, diversi film, ho visto molti film di questo genere, non solo di Marvel e DC, ho potuto captare che sicuramente avrebbe vinto Samaritan, avrebbe perso Nemesis, perché alla fine, ragazzi, è un film per essendo, diciamo, un bambino e mezzo, è un film, diciamo, per la famiglia, è un film per tutto. È vero, ci stanno anche delle scene dove i due, diciamo, combattono, delle scene molto crude, però alla fine la trama è la stessa. La trama è uguale a molti film che abbiamo già visto, dove la parte malvagia perde, alla fine la parte buona vince. Diciamo che questi due sono legati da una leggenda che ci viene mostrata con dei disegni ad anagrammi all'inizio della pellicola, e diciamo che questa cosa sì, l'ho apprezzata, però mi sarei apprezzato un avvicinamento in più. Volevo vedere di più l'origine di questi due personaggi. Volevo per esempio vedere di più, come posso dirvi, il bambino che, vedendo il suo eroe, prende, diciamo, lo scettro. Che questo bambino che cresce e diventa collezionario, invece si perde tutto con Lulu che pedina, e diciamo che all'interno del film sembra di vedere un po' gli allenamenti che fece Rocky Balboa con Creed, oppure anche Rambo, quando lui, diciamo, il Rambo distrugge mezzo paese con soltanto un pugnale e con, diciamo, dei fucili. È un film, ragazzi, che trovate disponibile su Prime Video. Diciamo che è un film che ho apprezzato, perché comunque è un film diverso, e il regista si vede che ha voluto portare sul grande schermo una storia di due personaggi diversa dalle storie viste sia nel mondo che noi conosciamo. È un film che dura un'ora e venti, ricco di azione, perché le parti di azione ci sono, anche le parti un po' di detective, perché comunque questo bambino è un po' come, diciamo, Conan, se vi ricordate il cartone, perché fa di tutto per rubare anche infatti la mappa di Samaritan nella sua casa, perché ragazzi, lui fa il Nettorbino, quindi
Diciamo che lui vive una vita di una vita che si nasconde, una vita che non, perché lui sa di essere Samaritan, però naturalmente non può, il classico stereotipo del supereroe, ovvero non mostro chi sono, per mantenere e voler bene, come diceva anche il nostro caro amico Bruce Wayne nel primo Batman. Diciamo ragazzi che è stato un film che a me è piaciuto, non mi è dispiaciuto affatto, dura 1 ora e 20, ricco di azione ed avventura e potete trovarlo disponibile sul catalogo di Prime Video per i clienti Prime. Diciamo ragazzi che quando vedi Sylvester Stallone cioè, è sempre bello perché comunque in mente ti vengono i film che lui ha fatto che sono diventati canonici e diciamo che in ogni film qualche easter egg, qualche piccolo riferimento alle pellicole che lui ha fatto ci sono sempre. Però è bello così perché ragazzi Rocky Balboa è ormai diventato un mito, Rambo è diventato un mito e quando Sylvester Stallone diciamo cerca anche di imitare lontanamente questi personaggi in una pellicola che non c'entra nulla di supereroi, comunque fa piacere. Diciamo che il villain non è che mi ha fatto impazzire perché alla fine Nemesis ha una caratterizzazione molto banale, è una caratterizzazione che mi sarei aspettato molto di più, ma anche quella di Samaritan, alla fine è un film che si inizia bene, però diciamo che nella metà ti racconta un po' la trama e alla fine va a finire come tutti quanti che ha visto queste pellicole sa, ovvero che lo scontro fra due, diciamo, antagonisti e chi perde e chi vince. Infatti lo Samaritan vince e rimane nascosto e butta la maschera, quindi rimane comunque vivo mentre Nemesis muore come ci era stato presentato all'inizio della pellicola. Diciamo ragazzi che è un film che secondo me consiglio di vedere, lo potete trovare sul Prime Video e a me è piaciuto. Poi vi ripeto, quando c'è Sylvester Stallone a interpretare dei personaggi così, ragazzi, cioè, si deve sempre vedere. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video, come dico sempre, voglio bene 3000, avrei voluto portarvi questa recensione un poco prima, però ci stavano altri film e altre serie che secondo me avevano la precedenza. Ragazzi siete la mia forza, grazie per le numerose soddisfazioni che mi state dando ogni giorno e mi date sempre. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video e come dico sempre, voglio bene 3000. Ciao ragazzi.